al stesso tassello, no? Siamo partiti un po' dal globo terrestre, siamo entrati in Europa, entriamo a questo punto della proposta italiana all'interno del contesto europeo, e chi meglio davvero di Vittorio Aragonesi, che è rappresentante del MIPAC in Europa, nonché esperto del Comitato Consultivo Permanente sul diritto d'autore, il quale ci parlerà di eccezioni ed opere fuori commercio, durata di protezione e pubblico dominio. La parola al consigliere Aragonesi. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto devo scusarmi per il ritardo con il quale sono arrivato, ma a causa di un incidente sulla Cristoforo Colombo ho impiegato 2 ore e mezza ad arrivare qui, e sono certo che il mio amico Marco Giurello ha impiegato meno tempo stamattina ad arrivare da Bruxelles rispetto a me a Roma per loro. Comunque, anche se parlerò di un argomento specifico e quindi farò delle considerazioni di carattere più strettamente tecnico, condivido il quadro che ha fatto Aurora Marco sul negoziato. Noi come delegazione italiana, e c'è qui anche la nostra collega della Presidenza del Consiglio che ha seguito tutto il negoziato, Gilda Carboni, e l'abbiamo vissuta con una certa sofferenza, perché effettivamente in questo negoziato come non mai c'è stato un forte contrasto tra le delegazioni, con tutta una serie di posizioni non concordanti, che ha reso ricomporre il quadro un'impresa abbastanza difficile. E dobbiamo dire che questa ricomposizione finale che si è avuta non è alla fine di nostra soddisfazione, anche se abbiamo votato favorevolmente, perché poi un voto contrario isolato sarebbe stato inutile, tuttavia abbiamo numerose perplessità sul testo uscito dal negoziato tecnico. Devo dire la verità che ho visto rapidamente, anche perché il testo non è stato facilmente disponibile, il testo della Commissione Iuri, che mi sembra che abbia introdotto diversi miglioramenti rispetto al testo uscito dal negoziato tecnico presso il Consiglio, e quindi poi farò un cenno a questo. E dunque è chiaro che abbiamo vissuto lo scontro tra chi sostiene la libertà da parte della rete, quindi mal sopporta i vincoli che può imporre il diritto d'autore, da un lato, e dall'altro lato chi ritiene che in questo contesto sterminato e spesso inafferrabile invece il diritto d'autore debba avere una protezione il più possibile efficace. Quindi a livello europeo ci sono stati paesi con posizioni contrastanti e il quadro veramente è stato molto complesso. Iniziando adesso a parlare di questi argomenti specifici, inizierò a parlare delle opere fuori commercio, ma su questo occorre fare un passo indietro che riguarda le licenze collettive estese. Voi sapete che le licenze collettive estese è un istituto che deriva dal diritto scandinavo soprattutto, che consente alle società di gestione, anche in assenza di mandato da parte degli autori, di rilasciare licenze. E questo istituto è sempre stato ai margini del diritto europeo, nella direttiva del 2001 e nella direttiva del 2014 sulle società di gestione ci sono dei considerando che permettono la continuazione dell'uso di questa pratica da parte degli stati che già l'avevano in dotazione, ma nel corso di questo negoziato i paesi scandinavi ed altri paesi hanno avanzato una proposta di inserire una disciplina
a proposito delle licenze collettive stesse. Proposta presentata all'inizio del negoziato, lasciata in uno stato di quiescenza finché la presidenza estone ha introdotto nel testo questo articolo che riguarda la disciplina delle licenze collettive stesse. Sinceramente, Marco mi correggerà, non ritrovo questo articolo 9A nel testo Iuri, non so se... Ecco, non c'è, quindi già questo pone un certo punto interrogativo. Comunque, noi ci siamo opposti inizialmente, la delegazione italiana, all'introduzione di questo articolo perché, come tutti sappiamo, la direttiva è preceduta da studi di impatto che considerano le conseguenze delle iniziative giuridiche che vengono prese a livello economico soprattutto e a livello di sistema. Ebbene, su questa norma non c'è nessuno studio di impatto. E allora, per esempio, nel caso di nelle opere musicali, per quanto riguarda i fonogrammi, dove la direttiva del 2014 ha introdotto un sistema di licenze multiterritoriali, nessuno si è interrogato su quali sono gli effetti che possono avere le licenze collettive estese, in cui ogni Stato membro che ha questo sistema può rilasciare, a prescindere o meno dalla presenza di un mandato, una licenza per opere appunto musicali, quando invece un'altra società di gestione collettiva in un altro paese che ha il mandato da parte del titolare può rilasciare una licenza multiterritoriale estesa anche a quel paese dove c'è un'altra società che ha le licenze collettive estese e rilascia a sua volta per conto di quell'autore la licenza. Quindi su questo noi abbiamo ritenuto che non fosse il caso di intervenire. Tuttavia occorre dire che la disposizione prevista ha un suo equilibrio, nel senso che prevede la possibilità di rilasciare queste licenze solo in casi particolari e non come sistema di carattere generale. Quindi potrebbe essere un qualcosa che le avvicina alle licenze obbligatorie che noi abbiamo nel nostro sistema, anche che sono dall'altro previste dalla direttiva satellite, e quindi in qualche modo è una forma mitigata che potrebbe alla fine anche essere trovare un certo consenso. Fatto sta però che se andiamo a parlare poi delle opere fuori commercio, queste licenze collettive estese previste come facoltative, per le opere fuori commercio sono previste come obbligatorie. Perché mentre l'articolo 9A usa il termine may, l'articolo 7 usa il termine shall. E allora già qui noi iniziamo ad avere dei problemi sotto questo aspetto. Dobbiamo dire che tutte le gli articoli e quindi le iniziative della Commissione sono condivisibili perché tutto sommato hanno l'obiettivo di favorire l'accesso alle opere e favorire anche la protezione. Però bisogna vedere poi in concreto come queste norme proposte possono operare. Ora sulla possibilità di utilizzare opere fuori commercio direi che non c'è dubbio, perché dobbiamo calcolare che le opere fuori commercio sono, secondo alcune stime, l'80 o il 90% di tutte le opere che sono ancora in protezione, quindi parliamo di milioni di opere che cadono nel dimenticatoio e non vengono più usate, e mentre invece effettivamente consentire a una possibile nuova diffusione, un possibile nuovo interesse, ovviamente è un dato positivo. Io devo dire che anche se ho sostenuto con forza la posizione del nostro paese
quando si è trattato di negoziare la direttiva sull'estensione della durata di protezione da 50 a 70 anni, e quindi ho sostenuto questa posizione, personalmente sono un eretico perché considero la protezione del diritto d'autore un termine eccessivo e non ragionevole, perché per proteggere un numero limitato di grandi opere o di opere le cosiddette evergreen, e quindi in qualche modo per favorire l'industria editoriale, in realtà poi si crea un fenomeno di questo genere in cui un numero spaventoso di opere cade nel dimenticatoio e non viene più utilizzato, mentre invece se fosse il pubblico dominio forse sarebbe suscettibile di ulteriore, più facile utilizzazione. Comunque sia, venendo adesso allo specifico, alle opere fuori commercio, noi abbiamo detto, la prima cosa che abbiamo detto è questo: ma vogliamo dare una definizione di opere fuori commercio oppure no? Perché se si legge l'articolo 7 nel testo della commissione proposto, si inizia a parlare di licenze, di società di gestione che possono rilasciare licenze per le opere fuori commercio. E noi abbiamo avanzato una proposta alla delegazione italiana per una definizione di opere fuori commercio, caduta nel vuoto. Fatto sta che adesso, con grande piacere, andando a vedere il testo della commissione Iuri, all'articolo 4 troviamo 4A che contiene la definizione di opere fuori commercio, visto che nella tecnica legislativa dell'Unione Europea c'è sempre un articolo dedicato alle definizioni. Beh, ci sembra che piuttosto che dare definizioni sulla Automated Image Reference Service o Search Research Organization, anche le opere fuori commercio meritavano una definizione. Questo a prescindere dal contenuto poi, ovviamente. E quindi riteniamo, riprendendo quanto dicevo prima, che forse il testo della Commissione Iuri contiene effettivamente dei miglioramenti, in questo senso certamente c'è un miglioramento. Dopodiché la definizione è estremamente generica e poi non si individua con precisione come devono essere valutate e individuate le opere fuori commercio. Ci sono dei termini estremamente generici che lasciano poi agli Stati membri una grandissima libertà di azione, quando invece sarebbe assolutamente necessaria un'armonizzazione anche sui principi e sulle modalità di accertamento delle opere fuori commercio. Tra l'altro, questa norma va in parallelo con la direttiva sulle opere orfane, dove invece c'è sia un'adeguata definizione sia sono specificate le modalità con cui devono essere individuate le opere orfane e anche certe forme di pubblicità che devono essere applicate. In vero le forme di pubblicità ci sono anche qui, però la direttiva opere orfane è molto più organica per disciplinare un aspetto che ovviamente è molto più limitato rispetto a quello delle opere fuori commercio. Un altro punto interrogativo: non viene specificato chi deve fare questo accertamento, perché si parla di licenze collettive estese, quindi società di gestione collettiva, e si parla di beneficiari di questa licenza, che sono gli istituti culturali in genere, biblioteche e così via. Chi lo deve fare la ricerca? La deve fare le società di gestione che rilasciano la licenza o le deve fare le istituzioni culturali? Nel caso delle opere orfane sono le istituzioni culturali, quindi se non viene specificato questo, quantomeno si crea una possibilità di divergenza a livello comunitario. Un altro aspetto che noi non abbiamo condiviso è il fatto che, mentre per le opere orfane, l'eccezione, perché lì si parla di eccezione,
Adesso poi dirò anche che il testo di Iuri in realtà reintroduce il sistema delle eccezioni, quindi anche qui è un altro problema, un'altra bella carta da pelare. Dicevo, mentre nell'utilizzo poi di queste opere, nel caso delle opere orfane è limitata alla riproduzione e alla messa a disposizione del pubblico, nel caso delle opere fuori commercio si parla addirittura di distribuzione, di comunicazione al pubblico, oltre che di messa a disposizione. Allora, la domanda è questa: distribuzione e comunicazione al pubblico, che cos'è? Un'attività di carattere economico ai fini di lucro oppure no? E anche questo, secondo noi, questo aspetto andava limitato soltanto alla riproduzione e alla messa a comunicazione al pubblico per finalità non economiche, anche se è sotto questo aspetto correttamente la direttiva prevede che comunque gli istituti culturali possono prevedere delle forme di remunerazione per coprire i costi. E c'è un altro aspetto poi dopo a questo riguardo, e cioè che tutta questa attività in realtà, se deve essere fatta in forma massiva, comporta dei costi notevoli, perché la direttiva non dice nulla, ma si lascia intendere che le licenze rilasciate dalle società di gestione non sono gratuite. Quindi una biblioteca, un istituto culturale che voglia avere la possibilità di rimettere a disposizione del pubblico queste opere deve innanzitutto pagare una licenza, dopodiché deve pagare i costi della digitalizzazione. Anche questa è un'attività ovviamente onerosa. Dobbiamo dire che l'esperienza che è stata fatta con le opere orfane è stata un'esperienza negativa, perché in realtà casi di opere orfane effettivamente rimesse nel circuito sono, ci dicono i nostri dirigenti del Ministero della Cultura, rarissime. Quindi si è creato tutto un sistema normativo, in pratica almeno fino a questo momento, per non avere nessuna conseguenza. E anche qui si può porre lo stesso problema, perché gli istituti culturali e biblioteche, se poi non hanno fondi sufficienti per fare tutte queste operazioni, ovviamente. Poi c'è un altro aspetto che secondo noi è estremamente delicato, e che riguarda il fatto che non sono state individuate i termini e le modalità con cui si individua un'opera fuori commercio. Siccome parliamo di ambito extraterritoriale, per cui dice la direttiva che un'opera dichiarata fuori commercio è tale in tutto il territorio comunitario, allora forse valeva la pena incominciarsi a interrogarsi su alcune situazioni che possono venirsi a determinare. Innanzitutto, ci sono opere tradotte in varie lingue. Allora, un'opera si trova, è rinvenibile e quindi è in commercio nella lingua italiana, ma non lo è nella lingua francese o nella lingua olandese. Allora, se in Olanda fanno una verifica e dicono ma qui noi non ce l'abbiamo in olandese quest'opera, per noi è fuori commercio, se questa dichiarazione vale per tutta l'Europa, la conseguenza sarà che noi in Italia, che abbiamo l'opera nella lingua italiana, ci troveremo ad avere un'opera che è fuori commercio. Allora, una specificazione su questo aspetto, un chiarimento, secondo noi era assolutamente necessario, perché altrimenti rischiamo di trovarci delle opere dichiarate fuori commercio senza ragione, anche in assenza poi di criteri specifici ai fini dell'individuazione della natura di fuori commercio o meno. Per esempio,
non c'è un'indicazione, anche se questa è stata in parte reintrodotta adesso dalla Commissione Iuri, sul periodo di tempo lungo il quale l'opera deve essere fuori commercio. Un anno, 5 anni, 10 anni, l'altro giorno in televisione ho sentito che un certo autore voleva ripubblicare opere che non erano pubblicate, non erano venute sul mercato da 20 anni. Allora, in qualche modo, anche questo aspetto, se vogliamo armonizzare, dobbiamo dire, ci vogliono almeno 5 anni, almeno 10 anni, una data qualunque, ma che almeno dia un parametro che sia comune a tutti quanti gli stati europei. Per quanto riguarda poi dopo, noi siamo d'accordo sulla possibilità di opt-out in ogni momento, di opt-out preventivo da parte degli autori e anche dei titolari dei diritti. Avevamo anche chiesto un'ulteriore aggiunta alla norma, cioè la possibilità che gli editori che si accorgessero dell'esistenza di un'opera dichiarata, accertata fuori commercio, che invece avessero intenzione di pubblicarla, avessero interesse a pubblicarla, abbiamo chiesto di dare la possibilità anche agli editori di impedire la caduta fuori commercio ai fini della successiva di una nuova edizione di quest'opera, ma anche di questo questa nostra richiesta non ha avuto alcun seguito. Se devo passare adesso rapidamente al testo Iuri, e qui mi sembra che il testo della Iuri abbia introdotto delle modificazioni enormi alla proposta che è passata in sede di Consiglio, sia perché, da quello che interpreto, non sarebbe più una licenza collettiva estesa, o quantomeno non necessariamente. E inoltre è previsto un sistema parallelo di eccezioni che si rifà alla direttiva opere orfane. Il sistema diventerebbe quindi complicato, per cui ci sarebbe o le eccezioni di cui si avvalgono gli istituti culturali e le biblioteche, o una licenza collettiva estesa, o in alcuni casi anche altri sistemi di licenza. E quindi noi riteniamo che sotto questo aspetto forse un chiarimento sarebbe necessario, o una semplificazione. Inoltre c'è un ultimo aspetto, e concludo qui, sulle opere fuori commercio. C'è una norma che prevede che si possano dichiarare fuori commercio non le singole opere specifiche, e quindi a seguito di un accertamento specifico di quell'opera, ma addirittura blocchi di opere che si trovano nelle collezioni degli istituti culturali o delle biblioteche. Ma come si possano prendere 100 opere e dire queste sono tutte quante 100 fuori commercio? Sinceramente, questo tipo di accertamento suscita parecchie perplessità. E adesso, poiché ormai il tempo passa, darò un rapido cenno all'articolo 3 e all'articolo 3A, e cioè al text data mining. Noi concordiamo assolutamente con il testo dell'articolo 3, che prevede che istituti scientifici e di ricerca, o anche istituzioni scolastiche tipo università, che facciano anche in parallelo ricerca, possano effettuare il text and data mining, quindi andando a ricercare nelle banche dati quegli aspetti che interessano ai fini della ricerca scientifica. Quindi noi sull'articolo 3 siamo assolutamente favorevoli. Laddove invece siamo fortemente contrari è sull'aggiunta che è stata fatta. Va da sé, non l'ho detto all'inizio, che tutte queste eccezioni
sono eccezioni obbligatorie proprio perché si estendono, hanno efficacia in tutti gli Stati membri. Fatto sta che in una delle ultime riunioni Sua Maestà la Germania ha detto: ma noi in realtà vorremmo questa eccezione text data mining che sia estesa a tutti, quindi non soltanto a fini di ricerca scientifica, ma per qualunque scopo e da parte di chiunque. E questa richiesta è stata immediatamente accolta da parte della presidenza di turno e noi ci troviamo un articolo 3A che prevede la possibilità di effettuare questo tipo di ricerche, che comporta ovviamente una riproduzione delle opere. Noi riteniamo questo articolo estremamente pericoloso per la protezione di diritto d'autore, perché questo vuol dire che chiunque possa disporre di un sistema di text data mining può infilarsi in qualunque banca dati e tirar fuori praticamente tutto quello che vuole. Tenendo conto, e di questo non si è mai discusso, noi abbiamo sollevato il problema ma la cosa non è stata mai approfondita, che qui noi andiamo a toccare due direttive e due tipi di diritti. Da un lato i diritti degli autori, e quindi c'è l'eccezione all'articolo 2 della direttiva del 2000, ma tocchiamo anche i diritti dei costitutori di banche dati, che sono i diritti sui generi. Abbiamo fatto una direttiva per questo che prevede, e qui l'eccezione si riguarda l'articolo 5A e 7.1 della direttiva banche dati. Il 5A prevede che le riproduzioni possono essere solo temporanee, anche permanenti, mentre invece l'articolo 7.1 prevede che non possano estrarsi parti rilevanti della banca dati. Allora questo vuol dire che se non vale il diritto ad impedire una estrazione totale delle banche dati, chiunque va a fare il text and data mine e si estrae fuori tutto il contenuto della banca dati. Ora, sinceramente, questo ci sembra molto, molto preoccupante, tenendo conto un altro aspetto, perché poi la direttiva, il testo della Commissione Iuri, che peraltro riprende questo articolo 3A, ha cercato di mettere una foglia di fico dicendo comunque questa riproduzione deve essere solo temporanea. Ma nel mondo di internet chi può andare a controllare che effettivamente di questa riproduzione temporanea non vengano nel frattempo fatte copie e poi consegnate a qualcun altro che a sua volta si apre una banca dati in concorrenza con la banca dati già esistente, depauperata dei suoi contenuti? Quindi noi sotto questo aspetto riteniamo assolutamente improvvida questa norma. Per le altre eccezioni, anche qui devo dire che noi abbiamo sostenuto, per quanto riguarda l'utilizzo di opere a fini di illustrazione per l'insegnamento, la norma è senz'altro positiva perché prevede la possibilità di utilizzare online queste opere anche per l'insegnamento a distanza. Però noi, su indicazione specifica della nostra industria editoriale, avevamo anche chiesto che fossero esclusi i libri di testo da questa eccezione, perché ovviamente questo vorrebbe dire che l'editoria scolastica potrebbe venire a finire, perché tanto io non utilizzo libri di testo ma faccio citazioni di opere prese qua e là, magari di più libri di testo, e quindi noi avevamo richiesto questo, ma anche questa nostra richiesta è caduta nel vuoto, anche se adesso viene ripresa dal testo qui di Iuri.
Ci sarebbero anche ancora molte, molte cose da dire, ma il tempo ormai scarseggia e quindi mi arresto. Grazie per quest'ultima relazione di Dario Aragonesi nella nostra sessione antimeridiana, che ha messo a luce in qualche modo due grandi poli su cui ci si confronta quando si cerca di recuperare un senso, la possibilità di utilizzare contenuti che hanno poco di commerciale, ma potrebbero comunque avere. Sono le due categorie del bello e dell'utile che si confrontano tra di loro. E cioè non c'è dubbio che lo scopo, la finalità per cui si va ad estrarre quel contenuto diventa decisivo. Perché se è un arricchimento culturale, tanto più che oggi non ci si forma più sulle fonti dirette, certamente strategico, che anche l'Unione Europea si ponga il problema di come recuperare, specie per le nuove generazioni, la necessità di andare a consultare e sentire, assaporare la bellezza del testo così come è stato prodotto dal suo autore, così come è stato creato, e non viceversa la sintesi, l'abstract, la seconda mano, la terza mano, che purtroppo è la modalità abituale di formazione delle nuove generazioni dei banchi di scuola. E questo oggi, mai la fonte diretta, ma sempre una fonte derivata e aggiornata, rivista, con la parzialità tipica di colui che l'ha rielaborata. È così. E quindi certamente il cuore di questo problema è di però riuscire a discernere fra quello che ha quella finalità e quello che invece potrebbe diventare un abusivo depoveramento di contenuti che invece possono avere ancora un mercato. E questa è l'altra faccia della medaglia. Ed è difficilissimo questo equilibrio tra i due, perché potrebbe avere un interesse del mercato non nello stato attuale, ma proprio attraverso la possibilità di legittimare magari un operatore commerciale ad estrarre quei contenuti. E allora è lì che c'è il salto di qualità a seconda della finalità, perché finché è l'utente che si forma culturalmente, giustamente qui certo che ci devono essere tutte le eccezioni. Ma quando dietro, in modo un po' surrettizio, si va a nascondere invece il business, per carità si potrà dire, come dicono i tedeschi, a questo punto sempre meglio che tenerle nascoste, però c'è l'impossibilità di remunerare gli attori dell'industria culturale. Perché fate attenzione, non si tratta solo di estrarre contenuti antichi, ma anche di remunerare quell'industria che per il futuro deve continuare a vivere e ad alimentarsi, altrimenti vivremo soltanto rivolgendosi verso il passato. Allora questo equilibrio oggettivamente è complicatissimo, e quindi accanto a un obiettivo importantissimo, altissimo, per il Regolese non è una resistenza, lui vuole proprio discernere, dice questo sì perché la finalità è questo vediamo, perché se la finalità invece è quella di creare un business alternativo e a questo punto tra l'altro andare a levare qualcosa che può ancora rimanere in capo agli autori, allora dobbiamo essere molto cauti. È molto interessante questa prospettiva. Il tempo ormai è terminato, io non faccio le conclusioni perché sono riuscito a pacchiosare le vostre relazioni. Chiudo con una nota per certi versi anche un po' triste, che è scomparso Piano Vanzetti, che tutti voi conoscerete perché è stato uno dei padri del diritto industriale italiano, staffetta partigiana a 40 anni, ma scusate a 14 anni, eravamo nel 1944, nato nel 1930, quindi 88 anni. E quindi forse non è neanche casuale che oggi ci sia questo convegno, perché Piano Vanzetti era uno degli ultimi, anzi gli unici professori di diritto industriale insieme a Giuseppe Senna. Chi conosce un po' l'architettura delle nostre università sa che poi il diritto industriale è finito dentro il diritto commerciale. Forse questo è stato un errore, perché anche tutto questo tema dei diritti, come si diceva, inviolabili,
nel commerciale si vanno appunto a contendere, a renderli economici. Invece il diritto industriale era sempre questa, da un lato la rappresentanza esteriore di un segno distintivo anche con la finalità di avere un lucro legato all'azienda, ma dall'altra parte il pubblico, i consumatori, gli interessi, no? Il marchio, il brevetto, tutto il tema dell'antitrust, la concorrenza, appunto il diritto d'autore. Poi a un certo punto l'ordinamento italiano ha eliminato le cattedre di diritto industriale, una delle due era di Adriano Manzetti, e le ha fatte confluire nel diritto commerciale, o forse anche in un'ottica, tra virgolette, moderna, di un diritto d'autore più legato al tema del copyright che non legato al tema del diritto morale d'autore. E quindi mi ricordo, visto che è una persona che ha dato molto all'Accademia Italiana, ricorderete tutti la giurisprudenza notata di diritto industriale, una meravigliosa opera che faceva vivere la giurisprudenza di settore attraverso navigare dentro quelle decisioni, e forse l'opera letteraria più compiuta del tema del diritto industriale che deve essere ripresa da Richard Pierce. E mi fa concludere con una nota triste di una persona di grande valore, ma anche con l'ammerito che la sua eredità possa essere oggi governata anche dai legislatori che sappiano dunque distinguere alcune categorie che non hanno tempo, come quelle legate al diritto d'autore, e gli interessi economici che, ricordiamoci, sono sempre contingenti, legate a un dato momento storico, legate a certe modalità tecnologiche, ma che comunque non possono annacquare l'essenza e i contenuti tipici del diritto d'autore. Concludiamo.